Ciao a tutti, eccomi qui con una nuova review. Ho ripreso un po' a farle perché sto provando dei prodotti molto interessanti e di cui voglio assolutamente parlarvi. E oggi vi parlo appunto di due prodotti per la base molto interessanti e molto low cost. Si tratta del nuovo fondotinta e correttore di Revolution Pro, che è diciamo, un braccio di Makeup Revolution, essendo pro dovrebbe fare prodotti un po' più professionali, ma comunque sempre super low cost. Io ho preso il fondotinta, appunto, che si chiama Full Cover Camouflage Foundation ed è contenuto in questo pack qui. Io ho la tonalità F4, che è ideale per chi ha un sottotono neutro. Ho preso anche il Full Cover Camouflage Concealer, quindi della stessa linea, nella tonalità sempre C4, quindi ideale per la mia carnagione. Non l'ho preso più chiaro, per illuminare, perché insomma volevo provare proprio quelli del mio colore. Ho scelto di non prenderne altri perché comunque ho preso altri prodotti che avete già visto. Ad ogni modo, come sempre, vi lascio all'applicazione. Come vedete, io prima applico il primer, poi i prodotti da una parte con la spugnetta di Fenty Beauty e dall'altra con il pennello numero 100 di Primark. Quindi di qua spugnetta e di qua pennello, sia per quel che riguarda il fondotinta, sia per quel che riguarda il correttore e anche poi per la cipria, ma insomma quella non fa parte della collezione. Guardate l'applicazione e poi vi dico la mia. Grazie.
Allora, io l'ho applicato già qualche altra volta, non tantissimissime, però l'ho messo, diciamo, un po' alla prova perché l'ho applicato un giorno che andavo a lavoro, per un'altra prova di video, insomma, qualche altra volta anche andando in bici, eccetera. Che dire, mi piace sia applicato con la spugnetta sia applicato con il pennello. Direi che l'effetto alla fine è lo stesso, è parecchio coprente e ha una consistenza particolare. Non è troppo liquido, non è troppo cremoso, un po' quasi gommoso forse, però comunque si stende bene. A me piace di più stenderlo con la spugnetta, non perché appunto poi il risultato sia migliore, ma perché il gesto mi piace di più ed è quasi più veloce. Comunque, appunto, mi piace abbastanza la coprenza. Come avete visto, all'inizio sembro super bianca, nel senso che sembra più chiaro della mia carnagione, ma ho preso un po' di sole e poi si ossida leggermente e quindi si adatta bene alla mia pelle. Sto sudando, ah, un sacco. Quindi devo dire, insomma, che da questo punto di vista ci siamo. Non è propriamente un fondotinta estivo o comunque non è adatto a chi d'estate non soffre alcun prodotto sulla pelle perché secondo me è abbastanza, come dire, presente, nel senso che si sente poi addosso. Io adesso, vabbè, ho la luce e tutto, fa caldo e sto sudando, lo sento un pochetto su. Se voi sopportate qualsiasi prodotto addosso, non c'è nessun problema. Per chi non sopporta nulla, è un pochetto pesante, è un fondotinta appunto molto coprente, quindi non è leggerissimo addosso. Direi che mi piace poi il finish che dà, è molto blur, direi. Comunque, insomma, uniforma bene la pelle, come vedete. Io, ok, qui poi ho la cipria, però qui non ho alcuna cipria e direi che mi piace alla fine come si fissa sul viso e anche come si comporta poi con i prodotti in polvere sopra. Come vedete, si sfumano bene, io ho terra, ho il blush, ho l'illuminante, insomma, tutto quanto. Direi che l'effetto è molto uniforme, ben sfumato e bello visibile. Anche il correttore non mi dispiace, sono più o meno della stessa tonalità. Come avete visto, si applica sia con la spugnetta sia con il pennellino e forse con il pennellino fa meno grinze. Vi faccio vedere bene. Nel senso che entra meno nelle pieghe. Io poi l'ho settato appunto con la cipria e mi piace molto anche l'effetto che ha con la cipria poi sopra. Come durata è decisamente buona perché comunque io l'ho indossato per una giornata non intera, però per un po' di ore e sì, addosso appunto era presente, non è un fondotinta non transfer come quello di Kat Von D, che è il mio preferito da questo punto di vista, sia come coprenza sia come durata. Anche quello si sente un pochetto addosso, però meno di questo a mio avviso. E poi comunque è una cosa veramente personale, ma anche non è che proprio non si riesce a stare, però è giusto dire che è presente addosso e quindi non è come se non ci fosse. Appunto dura abbastanza, non si scioglie più di tanto, poi comunque insomma un po' va via, soprattutto se vi toccate il viso, però devo dire che sono rimasta abbastanza contenta. Il pro più pro è il prezzo perché costa meno di 10 euro, sono 25 ml e invece per il correttore sono 8,5 ml. Ovviamente, insomma, sono presenti siliconi, eccetera, eccetera, perché il secondo prodotto qui è di Meticone, quindi non è un prodotto assolutamente bio, però c'è scritto che è vegan sia il fondotinta sia il correttore, quindi ecco, se voi non fate caso al fatto che non sia bio o naturale,
però è vegan, quindi non è testato nemmeno sugli animali ed è una cosa molto positiva. E niente, io non devo aggiungere altro, è stata una bella scoperta. Insomma, adesso di fondotinta total cover ce ne sono parecchi, alcuni sono più total cover di altri. Questo qui devo dire che mi piace tantissimo l'effetto che fa poi una volta che si è settato e ossidato e come si comporta appunto con le polveri sopra, non va via, non si apre, non impasta le polveri, insomma, mi piace moltissimo. Appunto, si sfumano molto bene, mi piace tanto tanto l'effetto che fa poi il trucco completo. E basta, io spero di esservi stata utile, vi aspetto come sempre su tutti i social con questo nome qui oppure con i link qui sotto nell'info box, vi lascio anche i link di questi prodotti, però sul sito di Revolution Pro ogni colorazione ha il suo link, quindi io vi lascio la colorazione della mia, cioè il link della mia colorazione, però dateci un occhio perché se siete più chiare o più scure di me, ovviamente avete bisogno di un'altra tonalità. Ce ne sono infinite perché veramente c'è anche il bianco per quel che riguarda il correttore al quasi nero. Quindi guardate bene tutto, leggete bene, c'è scritto sotto la tonalità e anche il sottotono. Sicuramente troverete la vostra perché ce ne saranno almeno 20 sicure, se non di più. Quindi anche questo è un pro perché c'è un fondotinta e un correttore per tutte, tutte, tutte le carnagioni, dalla più chiara alla più scura, scurissima. Quindi veramente ottimo passo Revolution Pro perché non tutti i brand fanno così tante colorazioni. E niente, vi ringrazio anche perché insomma continuate a vedere i miei video, vi iscrivete al canale, insomma vedo che stiamo crescendo pianino pianino e la cosa mi rende super felice. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!